Buongiorno agli ascoltatori di Casale Monferrato di Fraser TV e benvenuti anche in questa settimana con i nostri TG Flash. Iniziamo come al solito con la cronaca. Rapina al bar tabaccheria Jolly di Casale in via Bertana 14. Sarebbe entrato nel locale minacciando con un coltello il giovane titolare 19enne Mattia Caputo e la madre 53enne per farsi consegnare i soldi della cassa. Il bottino ammonta a circa 400 euro. Il rapinatore si sarebbe poi allontanato a piedi nelle vie della zona. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri di Casale Monferrato. Conclusi i lavori, aprirà a gennaio la nuova sede dell'ARPA di Via Martiri di Nassiria a Casale, nei locali del polo fieristico. L'intera struttura originaria a forma di trapezio rettangolo consiste in un unico isolato delimitato dalle vie. Padre Pio da Pietralcina, Martiri di Nassiria, Piazza d'Armi e Pierpaolo Pasolini e fu realizzata alla fine degli anni 30 con destinazione industriale. La ristrutturazione ha occupato soltanto 400 metri quadrati all'interno del salone Nassiria. Giovedì 29 novembre, a partire dalle 17:30, il Leardi incontra le famiglie. Una occasione per valutare le nuove possibilità di orientamento date dal liceo artistico ad indirizzo audiovisivo e multimediale, che verrà attivato dal prossimo anno scolastico. La serata vuole essere un momento non solo informativo, ma soprattutto di dialogo, di confronto e scambio di opinioni con le famiglie dei ragazzi che il prossimo anno frequenteranno le scuole superiori. Per l'occasione verranno presentati diversi corsi attivi all'Istituto Superiore Leardi. Sono stati premiati al Teatro Alfieri di Asti i comuni vincitori della quarta edizione di Dopo l'UNESCO Agisco, il progetto ideato dalla Regione Piemonte rivolto ai 101 comuni dell'area dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, inclusa nel 2014 nella lista dei siti patrimonio dell'umanità. Per la prima volta il podio è stato a 4, Treville e Rosignano Monferrato, primo posto ex aequo con oltre 70.000 punti. Monticello d'Alba in provincia di Cuneo al secondo posto e Fontanile in provincia di Asti al terzo. Riconoscimenti sono andati anche a Ozzano Monferrato per la realizzazione di una nuova segnaletica turistica ed una scuola elementare di Rosignano Monferrato. Un percorso tra arte, storia e lingua inglese. L'innovativo progetto ha preso il via alla scuola primaria di Cerrina e vede coinvolte tutte le classi. L'iniziativa che si svilupperà nel corso dell'anno punta ad approfondire la conoscenza di opere d'arte famose anche dal punto di vista storico, da presentare in diversi momenti come il 4 novembre, il Carnevale, la Primavera. Coordinatore del progetto è il critico d'arte nonché presidente dell'Istituto Nazionale di Arte Contemporanea, Anselmo Villata, che nelle classi quarte e quinte ha presentato il capolavoro di Picasso Guernica in lingua inglese. Vichy Impressionista Moderna in mostra a Lumonferrato. La mostra inaugurata sabato scorso sarà visitabile fino al 5 gennaio nella sala del Consiglio Comunale. L'esposizione organizzata dal Comune di Lu insieme all'Associazione Libera, Mente, Laboratorio di Idee, sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 16:30. Per un errore nella parte finale della seconda manche, Valentina Margaglio non entra nella top 10 dell'Intercontinental Cup di Skeleton. Dopo il nono posto nella prima tappa di Innsbruck, l'atleta di Pontestura, col terzo tempo di manche fino al penultimo intermedio, ha chiuso soltanto al dodicesimo posto nella prima giornata di gara a Wittenberg in Germania. Prosegue la scia positiva del Casale che in casa al Palli vince 2-1 contro la Fezzanese. Con la terza vittoria consecutiva il Casale si porta in zona playoff. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche i giocatori del Casale scendono in campo con un segno rosso sul volto. Nella formazione scelta da Mister Buglio vanno a segno il figlio Angelo, uscito subito dopo per un brutto infortunio, ed un gran bel gol nella ripresa di Coccolo. Mercoledì prossimo ricordiamo un'altra importante verifica a tendi nerostellati nella gara casalinga di Coppa Italia contro la Sanremese, che anche in questo caso vedrà presente Fraser TV come media partner ufficiale del Casale Football Club. Veniamo al basket, ancora una trasferta difficile per la 9 più che viene battuta 70-67 dalla Remer Treviglio.
Dopo aver condotto il match praticamente ininterrottamente per 38 minuti, la 9 più si fa superare dalla Remer Treviglio che con cinismo difende il più 3 fino alla sirena. Il prossimo impegno vede i casalesi ancora lontano da casa, domenica 2 dicembre alle 18, la Junior giocherà contro Legnano al Pala Borsani. Fabio Valentini, giovane della 9 più Junior Casale, è stato convocato al raduno della Nazionale Under 20. Gli allenamenti si svolgeranno il 10 e 11 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma. I convocati troveranno coach Andrea Capobianco, coadiuvato in panchina dagli allenatori Marco Ramondino e Vincenzo Di Meglio.